Siamo nella macelleria Valente in via Poerio a Castellana Grotte. Il tema di questa vetrina per la saga Tripolli? Adesso la vedete in una fase ancora di allestimento. Ci sono delle pareti che verranno modificate, stampe aggiunte. Però diciamo siamo qui per farvi vedere come nasce una vetrina. Questo è il nostro obiettivo. Quindi innanzitutto partiamo dal contenitore, che può variare in base allo spazio che la macelleria ha a disposizione, proprio l'ingresso, la classica vetrina. Si chiamano vetrine proprio per questo, perché questo allestimento, cioè la scenetta dei polli vestiti da umani, con il tema satirico nazionale o locale, viene applicata nella vetrina della macelleria, ed ecco perché le vetrine dei polli. L'altra cosa importante è appunto, quindi, a parte il contenitore che viene poi rivestito di anno in anno e quindi può essere dipinto, possono essere aggiunti dei cartoncini, dei pannelli, nello specifico della macelleria Valente, per circa 25 anni il protagonista è stato Federico Simone, pittore, designer, architetto, quindi la macelleria, la vetrina di questa macelleria era particolare perché cambiava costantemente, ma aveva alla sua base il dipinto, la pittura. In molti altri casi, se la macelleria non ha a sua disposizione una persona in grado di dipingere, e bisogna un po' arrangiarsi, e quindi adesso con le nuove tecnologie abbiamo i plotter, quindi le foto che si stampano e si appiccicano, ed è una soluzione che usano i vetrinisti più giovani, che non sono in grado magari e non hanno magari il tempo e le capacità di dipingere. Quindi il plotter aiuta molto a creare lo sfondo, la base, i laterali, per creare l'ambientazione, che può essere Largo Porta Grande, Piazza Garibaldi, le grotte, quello che vogliamo. Poi qualcuno magari ha anche realizzato temi a livello nazionale, però sostanzialmente le vetrine sono a livello locale. C'è quindi la polemica sul forestiero che non capisce magari le dinamiche del paese, e quindi la bravura del vetrinista è anche quella di renderla fruibile. E poi comunque il forestiero può divertirsi in quei pochi minuti in cui guarda la vetrina a carpire un po' la capacità dell'abbigliamento. Quelli che vedete, gli abiti, vengono realizzati o dalle mogli dei macellai, se sono in grado, o da sarte specializzate, e sono veramente dei piccoli capolavori questi abitini che voi vedete. E il tema di quest'anno qual è? Quando ci si avvicina a un'elezione amministrativa, immediatamente prima, immediatamente dopo, è chiaro che diventa il tema dominante. Adesso per esempio siamo a settembre del 2021, l'anno prossimo si vota, quindi sicuramente delle nuove vetrine partecipanti buona parte si occuperà delle amministrative, del tema politico, così come a settembre 2022 sicuramente il risultato elettorale sarà protagonista. Nel mezzo, tra un'elezione amministrativa e l'altra, i temi possono essere molteplici. A Castellana le grotte sono un argomento fisso perché sono il tema dominante. E così poi abbiamo i problemi dell'ambiente, dell'ecologia, del turismo, tutte le tematiche che normalmente si discutono e si ragionano nelle vie, nelle piazze, poi vengono sintetizzate dai vetrinisti con i fumetti, perché poi a ogni pupazzo, o quasi ogni pupazzo, viene allegato un fumetto. Quindi, a parte il titolo, che cambia ovviamente di vetrina in vetrina di anno in anno, ci sono i fumetti, quindi i polli parlano. Negli anni scorsi ci sono stati vetrinisti anche che hanno aggiunto la tecnologia e quindi i video, ed è stato diciamo un fronte nuovo questo, quindi con proprio dei piccoli video, dei piccoli capolavori tecnologici dove personaggi umani e polli diventavano protagonisti, quindi delle vere e proprie opere d'arte informatica, e questo è stato un altro salto di qualità. Però nella stragrande maggioranza dei casi la vetrina resta sempre uguale a se stessa, come raccontava proprio uno dei vostri collaboratori, Dino Longo, che è stato uno dei protagonisti negli anni 70-80, le vetrine poi sostanzialmente restano un po' simili a se stesse, lo schema resta sempre quello. E forse questo è un po' l'elemento su cui bisogna un po' ripensare la sagra e le vetrine, perché adesso 2021, poi dopo la sosta del Covid, magari bisognerà sedersi a un tavolo e ripensare un po' la sagra a tutto tondo, perché poi la sagra è anche un momento di festa, è un momento di accoglienza, nonostante quello che sta accadendo e quindi le difficoltà che i macellai e le associazioni incontrano. Quindi di tanto in tanto servirebbe un po' rivitalizzare, quindi come è accaduto alla fine degli anni 70-80, come è accaduto anche negli anni 90, quando
La Proloco in due momenti è stata quella che ha rivitalizzato. Adesso forse siamo arrivati a un punto di non ritorno in cui le associazioni culturali, e in questa edizione ci sono associazioni culturali che entreranno pesantemente, e forse potranno dare uno scarto di qualità alla sagra e alle vetrine. Quindi dopo 65 anni serve un po' a ringiovanire anche la manifestazione. Abbiamo con noi Piero Mastrocianna. Piero Mastrocianna per certi versi è una nuova leva, e questo si riallaccia al discorso che abbiamo fatto. Quindi, come un'altra novità degli ultimi anni sono state le teste dei polli. Per tanti anni, per decenni, il pollo era proprio era il resto della testa, delle ali, delle zampe che veniva utilizzato. Potete immaginare che nel momento in cui viene realizzata la vetrina nel pomeriggio del 7, alla sera dell'8, questi resti, insomma, cambiano colore, insomma, c'è un problema. Per tanti motivi, la sensibilità verso gli animali, igiene, eccetera. Per fortuna, dopo tante battaglie, negli ultimi anni siamo arrivati a quelle che vedrete, che già si sono viste 2 anni fa, ma anche in questa edizione, delle teste, bellissime teste in terracotta, realizzate dalla scultrice Antonella Di Bello, e con relative ali e zampe. E così abbiamo risolto il problema di queste, insomma, di questi resti che andavano poi in decomposizione. L'altro tema importante è quello dei giovani, perché da qualche anno io personalmente ho coinvolto 2 ragazzini in una vetrina. Quest'anno mi sono ritrovato, grazie a Vincenzo Valente, Piero Mastrocianna, che poi è figlio d'arte per certi versi, perché il papà aveva una polleria e macelleria e quindi ha partecipato per tanti anni alla... E visto che c'è lui era piccolo, forse non era manco nato, quando ci fu la famosa operazione Primavera in Puglia, il papà fece una vetrina molto forte, devo dire, dove c'erano polli e conigli che simulavano l'operazione militare, per dire, no? Come poi tutti i temi venivano utilizzati. Allora, Piero, che cosa ti aspetti tu da questa sagra del pollo? Per te, come la vedi questa esperienza, in due parole? Qualcosa di motivazionale, con qualcosa che possa dar modo a me di crescere e di dar vita un po' a qualcosa di nuovo, un po' al latte, ecco, una bocca d'aria fresca. Ed è proprio questo che serve. Il sottoscritto, che ha, diciamo, quasi 60 anni e fa vetrina 25-30, quindi ecco perché l'importanza dei giovani è questa, perché darà sicuramente vitalità alla manifestazione sotto tutti i punti di vista, tecnici, tecnologici, di idee, di creatività, come tutte le cose. Quindi serve il ricambio generazionale, e diciamo in 2-3 macellerie stiamo facendo questo, stiamo cercando proprio di inserire i giovani proprio per i motivi di cui abbiamo parlato prima. Un ringraziamento a Sai Che in Puglia, la web tv di Castellana Grotte, a Iopino, a Dino Longo per il lavoro che fate. Complimenti, perché queste immagini gireranno il mondo e non possiamo che ringraziarvi per il lavoro che fate. Dove ci troviamo? A Castellana Grotte, nella mia macelleria, da Leonardo Ivone, e siamo in occasione della festa del pollo, sagra del pollo 2021. E il vostro tema di quest'anno qual è? Il tema della mia vetrina è quello degli europei di calcio. In pratica ci siamo ricollegati all'allegria, all'euforia dovuta alla vittoria degli europei da parte della nostra nazionale. Quindi siamo andati un po' a rivedere i nostri avversari dal punto di vista degli ospiti dell'Italia, e la ricetta italiana estremamente funzionante e vincente, guidati dal tecnico Mancini. Ci vuoi spiegare qualche piccolo particolare di questa bellissima vetrina? Abbiamo scelto una trattoria italiana, appunto per dimostrare la nostra cucina, quindi ci siamo riattaccati un po' alla cucina e al tema del calcio, due temi penso agli italiani estremamente caldi e sentiti. Quindi il nostro tecnico con la sua ricetta di calcio collegata alla ricetta culinaria italiana, e quindi si va a svolgere tutto in una trattoria italiana. Allora, buona festa dei polli e buon appetito a tutti. Dove ci troviamo? In via Monopoli, dalla macelleria di Giuseppe II. La vetrina di quest'anno cosa propone? Che cosa vi siete inventati?
Allora, praticamente veniamo da 2 anni di lockdown e via di seguito e siamo in prossimità delle elezioni. Quindi abbiamo preso lo spunto dal discorso lockdown, il titolo, come vedete, 2022 la grande torta, festeggiamo il rientro della sagra con una torta, la grande torta, nuovo virus, le elezioni, andrà tutto bene, il lucro della ma non per tutti, non riportate il lucro del virus, la torta, come si suol dire, ognuno aspira alla propria fetta di torta, quindi i personaggi aspirano alla loro fetta di torta ed è riportato veramente solo la parte di sé. Il decoro della torta, a posto di essere la classica fragola, ciliegia, abbiamo messo il sindaco degli assessorati come decoro della torta. Tutto qua. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Dove ci troviamo? Per l'ennesimo anno ci troviamo nella macelleria del grande Carlo Pinto. Il tema di quest'anno che cosa argomenta, che cosa racconta? Il tema che ho scelto mi sembra abbastanza ovvio. Parliamo ancora una volta di Covid, quindi giriamo ancora di più il coltello nella piaga e parliamo di questo conflitto che c'è tra il pollo e il pipistrello. Ecco appunto la diatriba, cioè a Castellano, nelle grotte, tra il pollo e il pipistrello. Il pollo era accusato di diffondere l'influenza aviaria, se vi ricordate, invece oggi il pipistrello è accusato di diffondere questo virus, questo nuovo virus, il Covid-19. Perciò c'è questo conflitto tra i due e i polli appunto escogitano di travestirsi da pipistrelli appunto per poter lavorare, perché a questo punto non lavoravano più, lavoravano solo i pipistrelli. C'hai da aggiungere qualcos'altro? Guarda, se potessi scommettere, scommetterei che quest'anno, che non si può mangiare tutti insieme sui tavoli fuori, non pioverà. Ecco la mia scommessa. E quindi allora, buona festa dei polli. Certo, buona festa dei polli e del coniglio, ricordiamocelo.
sì, la gente si lamenta, però noi polli abbiamo deciso di cambiare Castellano. La vogliamo cambiare a modo nostro. Sento Paolo col sindaco. 1, 2, 3, Francesco, 1, 2, 3. E poi tu te la facciamo una foto. Una foto. L'emozione di aver preso il primo posto? Beh, no, è emozione dopo tanti anni, insomma, qualche altro primo premio che abbiamo preso, però è sempre una cosa gratificante, è una bella cosa, ci mancherebbe. È dedicato a qualcosa, non so, un pensiero? No, io l'ho dedicato forse a tutta la categoria, perché devo dire che, voglio dire, ci vuole un sacco di impegno per affrontare questa saga, non è una cosa facile. Cosa facile, quindi forse è anche, insomma, chi ha allestito e chi ha messo in opera la vetrina, sicuramente c'è della passione, non solo altro. Prossimo anno c'è un punto interrogativo, perché ho detto non è facile. Poi ne riparliamo magari, perché ci saranno dei motivi, anche se il prossimo anno non si farà. Certo. Grazie mille, okay, grazie, e congratulazioni. Grazie. Complimenti, grazie. E congratulazioni. Come ti senti? Il tuo primo pensiero? Non credevo di farcela anche quest'anno a vincere, sinceramente. Questa per me è la seconda volta che partecipo e mi ha sorpresa, è la seconda volta che vinco il primo premio. Bellissimo. È una bella soddisfazione sicuramente. A cosa ti sei ispirata? L'idea me l'ha anche data Pierino, tutta questa bella idea di ispirarci a Dante, perché quest'anno comunque si festeggia, sono fatte tante manifestazioni in merito. E anche perché l'inferno richiama le grotte, quindi di là è... Poi abbiamo abbinato la raccolta differenziata, che è ancora in un limbo, che non si sa dove andremo a finire, quindi l'ha scaturita tutta l'idea di come realizzarla. Bravissima. Grazie. È vero che hai disegnato, insomma, come si può dire? Ho dipinto. Il tuo sfondo, giusto? Sì, è tutto fatto a mano. Sì. Dalle bottigliette, ai bidoni dell'immondizia, è tutto fatto con materiale anche di riciclo. Mi piace tutto. Sì, esatto. Bravissima. Grazie. Congratulazioni. Grazie di nuovo. È un premio meritato. Grazie.